settimana fa sono stata invitata all'Arduino Partner Conference del 2022, ovvero una 2 giorni di Arduino dedicata ai loro partner a livello mondiale sul lago di Como. E indovinate chi è stata invitata senza neanche essere un partner? Sono Greta, in questo canale si parla di tecnologia e oggi andrò a fare una cosa bellissima che dal titolo avrete di sicuro già letto. In poche parole, durante quei 2 giorni, tra le tante persone presenti, era presente anche Massimo Banzi, che per chi non lo conoscesse è uno dei fondatori di Arduino. E dato che era lì, non potevo farmi scappare l'occasione di portare un Arduino 1 e chiedere di autografarmelo. E quindi ecco qua il mio Arduino 1 R3 con la firma di Massimo Banzi, fatto con un indelebile bianco per evitare che si consumi nel tempo. E l'obiettivo di questo video è quindi realizzare un quadretto, una cornice, un abbellimento, un allestimento, un qualcosa dove metterò l'Arduino, che rimarrà lì per tutta la vita, e lo appenderò da qualche parte nel mio laboratorio. Ultimamente faccio solo video in cui modifico il laboratorio. Vabbè. Quindi passo 1, ho comprato una cornice, questa qui, la Milo Case 25x25, e la cosa interessante di questa cornice è il fatto che il vetro è distanziato rispetto a dove in genere le persone normali mettono delle foto. Ma dato che io non sono una persona normale, credo di saperlo già da fin troppo che non sono normale, non ci metterò una foto, o forse sì. Quindi andiamo a fare questo progetto assieme. Come prima cosa sono andata ad aprire la cornice per prendere le misure effettive del quadro. Infatti sulla cornice era segnata una misura di 25x25, ma nella realtà dei fatti la parte interna è 23,5x23,5, in quanto c'è un quadrato di 1,5 cm che serve per tenere fermo il vetro. Una volta scoperta la misura, ho preso il mio CR Falcon Laser di Creality e con esso ho tagliato un quadrato di 23,5x23,5 cm, e su questo quadrato sono poi andata ad incidere un motivo che avevo preparato precedentemente a partire da una fotografia preso online, di cui comunque vi lascio il link in descrizione. Ho scelto di usare il Falcon di Creality semplicemente perché con l'Air Assist ho una maggiore precisione e qualità durante l'incisione. Una volta creato tutto il motivo, come potete vedere, ci sono delle bruciature che sì, van bene, ma diciamo che sarebbe meglio tirarle via. E per fare questo ho utilizzato una, non so come definirla, credo spugna metallica, correggetemi se sbaglio, per tirar via la parte superiore. Successivamente ho dato una grattata con una carta vetrata da 220. E questo è il risultato finale dell'incisione. Ho però poi realizzato che in un quadro così grande solo l'Arduino, diciamo che non stava così tanto bene, e quindi ho deciso di stampare anche la fotografia che mi ero fatta con Massimo. Per stamparla ho utilizzato la mia stampantina di Liene, che nel giro di 2 minuti mi ha dato una fotografia in alta qualità su carta fotografica. E tutto tramite l'applicazione da cellulare, quindi molto comodo. Adesso inizia la parte complicata, ovvero attaccare tutto. Per Arduino, vabbè, diciamo che forse la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice. Ho preso delle viti, delle M3x20, e ho preso dei distanziatori in ABS M3x5 per avere l'Arduino rialzato correttamente dal disegno inciso. Mentre per la fotografia, molto più semplice, nastro biadesivo e si riesce ad attaccare senza nessun problema. Adesso però sorge un altro dubbio, ovvero il fatto che la cornice è alta e quindi l'Arduino non deve toccare il vetro, ma allo stesso modo deve stare fermo. E con qualche magheggio strano, sempre utilizzando delle viti M3x20 e utilizzando un bullone che va a tenere un distanziatore in ABS M3x5, sono riuscita a fare questa sorta di accrocco che mi consente di avere attaccato al vetro solo il distanziatore in ABS, in modo da non rovinarlo, perché la vite di sicuro l'avrebbe rovinato. Una volta quindi attaccato tutto, l'unica cosa che mi rimaneva da fare era chiudere effettivamente il quadro, e questo è il risultato finale. Ragazzi, guardate che meraviglia! Come potete vedere, ci sono i distanziatori in ABS che tengono il vetro distante da Arduino e dalla foto. Ho già anche messo il chiodo nel muro e andiamo ad appenderlo. Ed ecco qui il risultato finale, ragazzi, che meraviglia non è? Dai ragazzi, è bellissimo, mi sono presa benissimo, anche perché posso finalmente dire che anche questa postazione è ultimata. Proprio bello sei. Approvo. E quindi nulla, io vi ringrazio di aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo in un prossimo video.